Qualche ora dopo l'interrogatorio, l'avvocato di Padre Graziano, Francesco Zaccheo, raggiunto al telefono, si sbottona maggiormente sui contenuti dell'interrogatorio. Confermato i due interrogatori o le varie informazioni rese il 18 agosto e poi ha chiarito piano piano degli aspetti di zio Francesco dicendo che è un nordafricano, che è più o meno all'altezza mia, magro come me, ricciolino, che forse poteva essere algerino o tunisino, ecco. Ha dato degli elementi però per rintracciarlo agli inquirenti? No, perché lui non ha preso il numero della targa della macchina. Tranquillamente, stava molto sereno, stava aspettando l'interrogatorio, ha risposto su tutte le domande che gli ha fatto. E ha chiarito anche la natura del rapporto con Guerrina? Sì, ha detto solamente che era un rapporto di affetto, di amicizia con lei, col marito, Mirko, con il padre di Mirko, con la mamma, col figlio, ecco, di amicizia tra di loro. Ma ha detto che lui ha avuto tante telefonate da parte sua e tanti sms, anche perché là dove stavano il telefono non prendeva, quindi arrivavano di continuo notifiche di messaggi, no? Ecco perché arrivano talmente tanti. E lui ha ricostruito comunque questa giornata, c'è cioè nata il 1º maggio. E lui è partito, ha ricostruito anche le giornate precedenti pure, no? Che si sono presentati in canonica il marito e la moglie Guerina lì. Di che giornate stiamo parlando? Del 28, del 29, del 29 al 30. E il giorno del 1º maggio cosa ha raccontato? Niente, ha raccontato che lui è stato in canonica, tranquillo, ha mangiato con i fratelli lì e basta. E dei Lui non messaggi. l'ha vista per niente proprio, ma che l'aveva sentita. Ci sono Quindi. state molte domande su queste questioni, anche perché aveva riconfermato le cose che aveva già detto a suo tempo. Ok, poi avete trattato altri temi nella giornata di oggi? Sì, abbiamo toccato il tema delle prostitute, che ha negato che è stato con le prostitute, solamente solo telefonare, quindi ha negato tutto. Ha negato tutti i contatti con le varie prostitute che sono state sentite I nell'incidente contatti rogatorio? telefonici ci sono, ma ha negato che è stato con le prostitute. Io non ho avuto nessun Quindi rapporto. anche di averle pagate? No, ha negato tutto questo. E avete parlato anche del denaro contante trovato nelle tasche della giacca? E non c'è nessun denaro contante, anche perché ho chiesto al PM se c'era qualche somma sequestrata e mi ha detto di no, assolutamente.